Siamo qui per parlare di un nuovo talento nell'orbita della Juventus, un talento che sono sicuro vi piacerà, ma che nasconde un grande problema, ragazzi. Purtroppo ne dobbiamo parlare, perché è un nome che Paratici sta, tramite i propri osservatori, diciamo sta mandando gli osservatori in giro per il mondo per cercare di capire quanto vale veramente sto ragazzo, ma sto ragazzo ha un piccolo problema e lo vedremo insieme. Prima di introdurvi in generale all'interno del cubo che ci introdurrà all'interno del talento di questo ragazzo, volevo dirvi intanto di mettere like, se non l'avete fatto, al video, di iscrivervi ovviamente al canale e di seguirmi nei link social che trovate in descrizione, sia sul mio Instagram personale che su quello del canale, così non vi perdete letteralmente nulla, né di quello che scrivo sulla Juve né di quello che pubblico sul canale. Bisogna parlare di una cosa molto importante. Ferran Torres è un talento fra quelli sicuramente più splendenti del panorama europeo, 19 anni, classe 2000, ragazzi, gioca al Valencia, giovanili del Valencia, quindi si è formato lì al Valencia Mestalla, così sono chiamate le giovanili del Valencia, ed è entrato in prima squadra ormai da qualche tempo, si allena, gioca con la prima squadra, quindi ha fatto qualche presenza, ha fatto vedere qualche cosa, ha fatto la trafila delle squadre giovanili, ala destra. Secondo me rende bene sia in un 4-3-3 come alla destra che in un 4-2-3-1 come riferimento esterno a destra, ovviamente. Dotato di una velocità non eccelsa, nel senso non stiamo parlando di un fenomeno assoluto a livello di velocità, però stiamo parlando di un buon giocatore che ha una velocità più che buona, buon dribbling e ottima capacità di svariare su tutto il fronte offensivo. Cioè è capace di giocarti sì da alla destra, però potresti anche ritrovarlo diciamo al centro dell'azione offensiva, potresti ritrovarlo a sinistra, potresti ritrovarlo a fare la fase difensiva, in cui è molto molto bravo, ed è raro che un ragazzo di 19 anni sia molto bravo tatticamente. Qual è il problema a cui vi accennavo che ha sto ragazzo? Il problema di sto ragazzo è che non segna mai, veramente non segna mai. In 30 presenze col Valencia avrà fatto un gol e un paio d'assist, e per un'ala d'attacco questo è problematico. Perché? L'ala d'attacco è un ruolo molto particolare, negli anni è un ruolo che si è evoluto sempre di più, ma già tanti anni fa c'erano le ali d'attacco che venivano cosiddette esterni, no? C'era giocatori che andavano sull'esterno, che galoppavano sulla fascia, che facevano cross, che facevano assist, che spesso riuscivano anche a segnare, poi per un periodo il ruolo di esterno si è un po' eclissato per poi tornare prepotentemente nell'ultima decade, e lì abbiamo assistito all'exploit di gente comunque che conosciamo tutti in generale. Il problema è che un esterno, per essere definito tale, deve segnare, perché o segni o fai assist, perché se non fai nessuno di tutte e due le cose siamo un pochino difficili, cioè a meno serve a nulla il giocatore che crea superiorità numerica al centro dell'azione, se poi quel giocatore non sa finalizzarla quell'azione, se poi quel giocatore non riesce a dare un assist al proprio compagno. La sensazione che ho vedendo giocare Ferran Torres è che ogni volta che ha la palla fa tutto bene, l'ultimo passaggio lo sbaglia. Ok, 19 anni, puoi anche migliorare sotto questo aspetto, perché non è un giocatore fatto e finito, c'è gente che migliora a 40 anni, però è normale che se io devo guardare Ferran Torres, se io le ho viste le partite di Ferran Torres, vi dico, è un buon talento, dotato di ottimo fisico, di buona capacità di dribbling, ma l'unico problema che ha è l'ultimo passaggio, e lì crolla un po' tutto, perché io non dico che devi segnare 20 gol a stagione, ci mancherebbe altro, quella è una cosa che si affinerà con il tempo, però almeno qualche assist in più, qualche servizio in più per i compagni lo vorrei vedere. Si incaponisce, andà sull'esterno, punta all'uomo, se la porta sempre fuori, è un difetto che c'ha, ho notato, va sul dribbling, vuole entrare nell'area piccola col pallone, partendo dall'esterno, fa tutto bene, quando arriva al raddoppio di marcatura Ferran Torres non ci capisce più niente, ed è una cosa che bisogna migliorare, è una cosa che deve migliorare, perché sto ragazzo talento ne ha, è stato inserito anche nella lista dei 50 migliori giovani da tenere diciamo sotto controllo all'interno del parametro UEFA, cioè la UEFA ogni anno stila una lista di 50 talenti e qualche tempo fa l'ha stilata e ci ha messo anche Ferran Torres, quindi è un ragazzo sicuramente interessante che oggi costa 30 milioni di euro, perché è quello che chiede il Valencia, però purtroppo ha questo problema. Non riesco a capire perché, perché pure le qualità tecniche ne ha, però è come se va nel panico. Volevo sapere da voi che ne pensavate, fatemi sapere nei commenti.